il satiro è diventato un po' il simbolo della nostra città. Il satiro di Mazzara del Vallo è un'opera che ormai è nota in tutto il mondo. È uno dei pochi rari esempi di originali e greci che ci è pervenuto. Avrete modo di vedere una nuova concezione di valorizzazione di un'opera d'arte che inauguriamo oggi a seguito di una sponsorizzazione che è stata fatta dalla ditta Guzzini. Perché il satiro? Collaboriamo da 20 anni con il Centro Italiano di Restauro. In ogni tipo di applicazione c'è l'importanza di capire la relazione tra l'uomo, l'ambiente e l'illuminazione naturale o artificiale. L'idea di base è quella di avere degli interpreti, delle persone che mettono a disposizione le loro suggestioni per farci comprendere come loro hanno letto questa opera d'arte. Per la prima volta al mondo, penso, gli ipovedenti potranno avere la possibilità diretta di vedere quest'opera. Siamo stati invitati per verificare la fruibilità da parte di chi soffre di un handicap visivo di ipovisione, quale sia e quale possa essere la soluzione tecnica migliore per la migliore fruibilità di questa grande e eccezionale opera d'arte. Secondo va bene, maestro, lui io non lo vedo più. Esperienza molto molto interessante, perché ha permesso a noi, veniamo con un grosso handicap, che è appunto la vista, di visionare, effettivamente di vedere questa bellissima opera. Dal risalto alla tridimensionalità. Il satiro non l'avevo mai visto, un'esperienza per mio conto che non avevo fatto mai. C'è la gamba, l'arto, va bene. Il satiro si staglia sulla specie di neanche. Per riuscire a vedere l'opera abbiamo dovuto giocare con le luci. È stato proprio un percorso attraverso la luce che ci ha permesso di mettere a fuoco e di individuare bene l'opera stessa. Con questa illuminazione del satiro. Dopodiché abbiamo anche verificato lo sfondo per vedere se venisse meglio la fruizione con uno sfondo oscuro o con uno sfondo illuminato. Tutto quello che abbiamo visto e che abbiamo realizzato è stato bello, perché è stato modulabile su di noi. Ho sempre pensato, da quando scoprimmo questa meravigliosa statua, di cercare di capire come la vedessero chi passeggiava nella via dei Coreghi ad Atene. Per cui me l'immagino in questa strada, illuminato da questo sole greco che permetteva di vedere da un lato la volumetria e anche la possibilità di apprezzarne tutte le sue caratteristiche volumetriche. Questa statua a un certo momento fu rubata da un ricco romano che se la portò a Roma, quindi sicuramente questa statua nella sua seconda vita fu oggetto di abbellimento di una ricca casa romana. Quindi ce la possiamo immaginare all'interno di questa casa. È noto che l'illuminazione era principalmente prodotta da fiaccole, da lanterne, da lucerne, una illuminazione che partiva dal basso e quindi illuminava in maniera un po' drammatica, possiamo dire. Nuova installazione illuminotecnica riguardante la statua del satiro è diventata un progetto di riqualificazione illuminotecnica di tutto il museo. Qui siamo nel campo dell'innovazione tecnologica di grande pregio, di grande talento. Proverei a puntare meglio il massimo da qua. L'intero intervento non raggiunge un kilowatt di potenza installata, mentre prima ragionavamo intorno ai 6, quindi stiamo discutendo di un abbattimento dell'80%. L'utente può intervenire nella illuminazione dell'opera e quindi riuscire a vedere l'opera attraverso varie chiavi di lettura. Siamo ben felici e ringraziamo Guzzini per questo intervento, nella certezza che questo intervento possa essere il primo di tanti interventi da fare in tutto il nostro grande patrimonio culturale.
è importante consentire di far godere al mondo in termini di percezione visiva le opere d'arte che noi abbiamo. Ci restituirà ancora emozioni forti e la luce, quella giusta, per il nostro satiro. Questa esperienza che noi oggi viviamo è un'esperienza estremamente innovativa perché rende l'opera veramente interattiva con l'utente.